Mamma mia, ragazzi, da quanti anni non mi vedevo così con i dread? Ma i miei primi video, se mi seguite da così tanto tempo, li avevo fatti così, con questi cyber dread. E dopo 4 anni, o 5, non lo so più, 4 anni, torniamo con i cyber. Che bello, un po' un ritorno alle origini. Ma ora basta parlare di me, perché questo video non è su di me, ma è sul mio gattino. Vi racconterò come è stato trovarlo, come è cambiata la mia vita da quando abbiamo questo gattino e tutte le cose che mi chiedete spessissimo nei messaggi su Instagram. So che sono sparita per un po', sono stati mesi molto intensi, molto pieni, ma ora eccomi qui con questo nuovo video. Una cosa curiosa è che in una mia vecchia vision board, le vision board sono queste tavole, questi fogli, insomma, questi collage di tutte le foto che ti ispirano in qualche modo. Infatti si chiamano anche inspirational board. Io me la faccio più o meno una all'anno, una ogni 2 anni, e con tutti gli obiettivi che voglio raggiungere all'interno di quell'anno. E mi ricordo una delle prime vision board, questa qui, ci avevo messo anche all'interno un gattino, ma non un gattino qualunque, ma un gattino rosso. Poi, per una serie di motivi, ho smesso di inserire il gattino rosso all'interno delle mie vision board, ma tra poco vi dirò anche il quale è stato. E poi comunque è arrivato ed è proprio rossino. Rosso appunto perché io ho una passione per i gatti rossi da quando ero piccola. C'ho la foto proprio qui con Mertillino, che è stato il primo gatto che possiamo dire che ho avuto, che me l'hanno dato una cucciolata di un gatto di miei amici, e mi hanno dato questi due gattini rossi. Uno poi se n'è andato in campagna, insomma, capita che se ne vanno ai tempi, mi hanno detto, ma ha trovato la fidanzatina. Però invece Mertillino è rimasto, erano Fragolino e Mertillino, e io li distinguevo, ero l'unica a distinguerli, gli altri non li distinguevano, ma i bambini distinguono. E Mertillino ero proprio innamorata di questo gattone, bellissimo, gigante, lo portavo sul passeggino, ma vabbè, proprio wow. E in generale, quando ero molto piccola, nella casa nelle Marche e anche poi crescendo nelle varie case in cui ho vissuto con mia mamma, quasi sempre c'è stato un gattino. Diciamo che ho avuto modo di avere questo imprinting con i gatti fin da piccola, cioè la mia passione con i gatti è nata fin da quando ero piccola. Però poi, quando mi sono trasferita a Napoli ormai 11 anni fa, nel 2010, era un po' più complicata la situazione perché sono a casa di mia nonna, come la maggior parte delle persone di una certa età, è molto contraria agli animali in casa. Prima, quando una persona aveva i gatti, i cani a casa, tu dicevi sempre: sì, belli, belli, ma a casa mia No. no. Perché le tende, i divani sporcano, puzzano di qua, di là, quindi non sono proprio riuscita mai a far subentrare un gattino in questa casa. No, in realtà sono riuscita. Abbiamo fatto ben due tentativi. Ma il primo era riuscito a entrare in realtà nelle grazie di mia nonna, solo che l'ho trovato che era messo molto molto male. L'abbiamo portato dal veterinario, però praticamente non ce l'ha fatta e se n'è andato proprio mentre nonna lo teneva in braccio. Io che insistevo, nonna, prendilo un po' in braccio. E quando l'ha preso in braccio se l'è tenuto un po' ed è morto proprio in braccio, quindi Ninni si è un po' traumatizzata da questa cosa. Poi qualche anno dopo ho trovato un altro gattino, l'ho portato a casa, però non ne ha voluto proprio sapere di tenerlo, anche se ero affezionatissima a questo gattino, proprio è stato il gattino più bello e dolce che abbia mai trovato, però vabbè. E quindi comunque sono riuscita a sistemarlo a casa di amici di amici, e quindi diciamo i miei tentativi erano stati questi. Poi c'è un altro gattino che avevo trovato, però semplicemente non si è fatto prendere, cioè ci ho provato, perché poi mica si fanno sempre prendere, era tutto che scappava, faceva, e poi non sono riuscita a prenderlo. E insomma me ne ero anche fatta una ragione, perché l'unico motivo per cui accettavo, per cui pure io mi ero convinta che era meglio non avere un gatto in casa qui, è perché noi, tra me, papà e Ninni, facciamo una vita molto movimentata, pendolari, diciamo, tra casa qui, casa nelle Marche, tutti i vari posti in cui facevamo, ma adesso di nuovo abbiamo ricominciato a fare i gruppi, i genisti, e quindi abbiamo detto: che facciamo sto gattino, gli facciamo fare la vita del pendolare anche a lui nei vari alberghi, e poi oppure dobbiamo dare a una cat sitter, però poi per 3 mesi non, no, non era fattibile. Quindi anche per questo motivo mi sono un po' messa l'anima in pace, ho detto vabbè, finché vivrò in questo modo non posso avere un gatto. Poi in generale sono sempre stata dell'idea che sono loro a trovare te. Oh, come mi piacciono questi capelli.
Sono sempre stata dell'idea che non siamo noi ad adottare i trovatelli, i famosi trovatelli, ma sono loro a trovare te. Poi in realtà io volevo fare un video dedicato proprio con la mia amica Elisabetta del canale Il Goloso Mangiar Sano su animali da compagnia di razza, trovatelli, come gestirsi, però sono bloccata qui a Napoli per ora, non siamo riusciti ancora a farlo e non lo vorremmo fare a distanza, lo volevo fare dal vivo, visto che comunque abitiamo abbastanza vicine nelle Marche, quindi a breve ci sarà anche un video proprio dedicato sull'acquistare animali che stanno in casa oppure no, eccetera, eccetera. Comunque, io sono sempre stata dell'idea che sono gli animali a trovare noi e questo gattino, questo Gin mi ha trovata nel momento in cui più avevo bisogno forse di un po' di coccoline, non lo so, di un po' di affetto felino. E mi trovavo a Monte di Procida, a casa di un mio carissimo amico che stavo preparando la tesi di laurea, quindi nello stress più totale. Dopo giornate passate a preparare la tesi e nient'altro, eravamo stanchi cotti, abbiamo detto basta, andiamoci a fare una passeggiata perché sennò ci scoppia il cervello. E quindi siamo andati in auto, io, lui e la sorella, e mentre eravamo in auto abbiamo visto questo gattino che si buttava in mezzo alla strada, rosso. E una signora che è corsa a prenderlo, ma giusto l'ha riportato vicino al marciapiede. Però comunque cioè non era lì perché se lo poteva portare con sé giusto per toglierlo da proprio in mezzo alla strada. Al che la sorella del mio amico fa: ma che facciamo? Ci fermiamo? Io ho detto sì, fermiamoci. E io appena sono scesa e ho fatto un passo verso di lui, ho fatto così e lui subito si è fiondato, è venuto da me, si è fatto prendere in braccio, è stato proprio mamma mia. Piccolino, perché di solito non si fanno prendere e invece lui si è fatto prendere subito e quindi l'ho preso in auto, io con le salviette umide, ho dato giusto una pulita perché era molto molto sporco poi. E quindi abbiamo portato a casa di Vincenzo, del mio amico, perché stavo lì e anche lì c'era un attimo da capire e da farsi, perché per me è sempre, cioè ho ricordi un po' traumatici del chiedere a nonna, a Ninni di poter tenere un gattino, quindi prima abbiamo pensato che soluzioni possiamo avere così. Intanto se sopravvive, perché poi è brutto quando ti ha affezioni e manco sopravvive, però sembrava in forze, anche se era, non camminava molto bene, faceva tre passi e cadeva, era tutto tremolante, poi era tutto sporco. Vabbè, alla fine abbiamo lavato, l'abbiamo nutrito, abbiamo fatto, io ho iniziato a pensare a come potevamo fare, e mio amico poteva anche eventualmente darlo a uno zio, però io ho detto no, lo voglio tenere io. E quindi ho convinto nonna dicendole che eventualmente l'avremmo potuto dare a casa di mia mamma perché c'ha un po' di terra dove abita lei. Però devo dire è stata la prima volta che stesso io non pensavo che l'avremmo tenuto, cioè ero veramente seria quando dicevo lo possiamo dare a mia mamma, perché non pensavo mai che l'avremmo tenuto, non pensavo mai che mia nonna si sarebbe affezionata così. Ma piano piano si è ripreso, ancora cammina un poco stortino, ma è troppo cucciolino, però fa tutto quello che deve fare. Alla fine quella è stata una carenza alimentare che ha avuto quando era molto piccolo, almeno questo è quello che ha detto il veterinario. E però l'abbiamo tenuto piano piano, Ninni piano piano ci si è affezionata, come vi ho fatto vedere questo video. E poi praticamente l'idea era quella di, cioè è stata un po' una confusione sul che cosa dovevamo fare con questo gattino, se portarlo effettivamente da mia mamma oppure no. Però lì papà è stato così, ha detto no, portiamocelo anche ai Gia Marina, anche all'albergo di Gia Marina dove facciamo i gruppi, troviamo un modo. E quindi alla fine ci siamo ingegnati, anche se nonna era un po' contraria. E questo gattino alla fine piano piano ha fatto la vita dell'albergo, la vita della campagna, la vita d'appartamento, è andato al mare, lo porto a spasso, ma no, devo dire, fa una vita discreta. E come si arrecrea, come si dice qui a Napoli, come si ringiovanisce, non so, così si agita in campagna, si fa delle corse, mamma mia, come si diverte in campagna, sono felice, ovviamente, alla fine che l'abbiamo tenuto, anche se all'inizio non è stato facile perché non era molto tenerino, anzi, era tutto che doveva sempre mordicchiarmi le dita, poi è passato alla fase che doveva ciucciarmi le dita, perché credo che sia stato allontanato da mamma prima del tempo dovuto, e quindi praticamente una volta io ero sdraiata sul divano, pancia in giù, mezzo addormicchiando, e avevo tipo questa, quindi dietro ero abbastanza scoperta, e sento un gattino che si inizia a arrampicare sulla mia schiena e poi sento che ciuccia qualcosa. Pensavo che stesse ciucciando i cosi della canotta, e invece stava ciucciando i miei nei,
perché sono tipo le tettine come grandezza. Quindi ho avuto tutto questo periodo che io non potevo stare un attimo scoperta vicino a lui, cioè se me lo devo mettere in braccio mi devo mettere un telo perché sennò io sono piena di nei. Andava a cercare qualunque neo e si attaccava come fosse una tettina, il che non tanto quello mi dava fastidio perché non le sento, però come fanno i gatti quando succedono, poi fanno l'impastamento, quindi era tutto un impastare vicino a me, aia, anche no. Questa è l'esperienza più vicina all'allattamento che posso dire di aver avuto. Che quando non sta bene. Quindi da lì sono riuscita ad abituarlo piano piano al dito, quindi gli mettevo il dito vicino, lui stava pure le ore a ciucciarsi questo dito, poi è passata questa cosa e piano piano è diventato coccolone verso l'inverno. Infatti mi hanno detto che è normale questa cosa, che in inverno diventano coccoloni, perché in estate tipo vicino a me non ci poteva dormire, proprio no, zero. Vicino a papà sì, vicino a nonna dormiva, vicino a me no, perché appena sentiva il mio odore, non lo so, andava a cercare quei famosi nei, e quindi, oppure le dita da mordicchiare. Invece adesso ci facciamo anche delle ronfate, adesso mi dai i bacini, tutto un amore. Poi a volte lo porto in giro e fa veramente strage di cuori, ma non solo, fa pet therapy ad anziani e bambini, però cioè, ricordo che era così bello quando lo portavo nei viali di Igea Marina col collarino e le signore anzianissime che proprio si commuovevano, com'è bello, pure le tedesche, oppure lo portavo al mare come si diverte, tipo una lettiera gigante. Per lui, ma pure vicino all'acqua che tutti dicono sempre: no, i gatti, l'acqua, invece lui va nell'acqua, fa, no, è una meraviglia di gattino. È Zoccolino, qua con Nini lo chiamiamo Zoccolino come secondo nome perché mamma mia, se è tosto, però ovviamente, è un gatto. Eppure nonna, eppure papà, e piano piano tutta la famiglia, mia zia, tutti i miei nipotini si sono affezionati a Gatto Gin, come lo chiamano le mie nipotine piccoline. Tanto che pure Gin si è affezionato a loro. Una volta che ho videochiamato con loro e lui ha sentito, non so, la voce delle bimbe, si è tutto agitato, è venuto vicino al telefono. E quindi si divertono, insomma, giocano insieme, no? Sono uno spasso. E poi c'ha la passione per i piccioni, però non ce la fa, cioè l'ansia da prestazione, vorrebbe catturare i piccioni, ma non ce la fa proprio e resta lì così. Ma Questo video che io ho fatto è stato come così possibile per che tipo ti piccioni? 2 minuti e poi i piccioni a un certo punto se ne sono andati, poverino è rimasto lì con l'ansia, non ce l'ha fatta, i piccioni se ne sono andati e poi vabbè. E questa insomma è la mia vita con Gingerlino, che è senz'altro cambiata molto. E poi adesso è anche capitato insomma che con lockdown più di tanto non ci siamo neanche spostati, però alla fine abbiamo trovato un equilibrio. Insomma, quest'estate abbiamo viaggiato parecchio, ce lo siamo sempre portato dietro. Lui durante i viaggi in macchina dorme molto molto tranquillo. Abbiamo la lettiera che si chiude. E ora passiamo la parola alla mia cara Ninni. Un bel giorno Gemma mi ha chiamato e mi ha detto che aveva trovato Gattino. un gattino piccolo. Ha detto: nonna, però non ti preoccupare che lo portiamo da papà a Civitanova O da Marche. mamma, ancora non la sapeva. O da mamma. Che c'è a casa col giardino? C'ha la casa col giardino. Ma io là per là mi ha preso un colpo al cuore e ho detto: questa non lo porta a nessuna parte, questo gatto, perché già che è piccolo, quindi è difficile che lo portiamo nelle Marche. Poi stavo nelle Marche e Aspetta, però com'era questo? Ah, tu stavi nelle io Marche, e non stavo, l'avevi visto. no, stavo nelle Marche e sono tornata il 20 luglio del 2020. A luglio dell'anno scorso. Cioè, pare una vita fa. Sono tornata a casa e dentro in una Una stanza. scatola ho visto questo gattino piccolo, piccolo. Mi ha detto: ma questo perché campa pure? Poi come camminava, com'era, era tutto Era tutto storto, tutto è. Ma deboluccino, pareva. io l'ho incominciato a carezzare, ho incominciato a prenderlo in braccio. Come ragiona? Ma ragione, ma sei proprio bravo! Ehi! Ma sei
senti fame? Ah, oddio. Sai quando uno vede un bambino piccolo e se l'accarezza? Mano a mano. E come faceva tu appena ti parlava, ti ricordi? Tu facevi discorsi e lui come faceva? Allora io lo chiamavo e chi gli faceva? E poi come avesse parlato e ti avesse risposto. E tu lì ti sei... E io là mi sono innamorata. E adesso è fatto grande e quindi guai chi lo tocca. Però alla mattina quando mi alzo, se non viene sulle mie gambe... Sui piedi. E si distende, si stiracchia perché vuole che gli fai le coccole. Le coccole. Uè, ma non si muove se non ci fai le coccole. E durante il giorno rompe perché vuole essere fatte sempre le coccole. Ma tu mai avresti pensato che a 87 anni con sì. un gattino in casa? No, per carità, li volevo bene, ma non a casa mia. Questo mi ha levato gli occhi. Ma solo tu ti sei affezionata? Ah, poi c'è mia figlia, quando viene... Poi ci sono i bambini, quando arrivano non c'è altro che gingillino di qua e gingillino di là. Ma oramai è fatto grandicello, ma lui ci piace fuori al balcone. La sua passione, poi scappa, poi l'andiamo a prendere e quindi è tutta una lotta continua. Ma adesso pare che si sta un poco. Si è calmato un pochettino. Si è calmato. Ma che bei capelli che hai! Visto? Mandaci una foto dopo. Va bene, allora... Che vuoi di più? Che vogliamo salutare? Alle persone che guardano il video. Perché stanno le persone? Adesso non ci sono. Ah. Però poi ci saranno, lo guarderanno. Allora, e che devo dire? Che saluto a tutti. Saluti a tutte. Speriamo di vederci presto ai gruppi igienisti, che molte persone che vengono ai gruppi ti hanno conosciuta quei video. Per quello ti riconoscono. Lo so, ma... Speriamo solo bene perché fanno troppo chiacchiere e nessuna cosa che va avanti. Speriamo. Speriamo bene di poter pure ricominciare. Ci mancano, Mamma mia, Gea Marina. A Montegrotto mi mancano tante persone, tante amiche. Speriamo bene. Un bacio a tutte. Un bacio a tutti. Ciao. E questo era il video sul mio gingerlino. Fatemi sapere voi se avete esperienze di trovatelli, di come vi hanno cambiato la vita. A me senz'altro l'ha cambiata. E noi ci vediamo al prossimo video, a brevissimo. Ciao.